Elian, giovedì scorso sei entrato, c'è stato il boato del Palapanini, cosa ti è passato per la testa? No, io sto molto felice per quello che è successo in quella sera. Non so perché è successo, però sono felice perché non me l'aspettavo. È molto bello vedere come sono affettuosi i tifosi, gli allenatori, tutti qua. Ho provato una sensazione stupenda, veramente. Forse te l'avevano già raccontato, com'è giocare al Palapanini, com'è l'atmosfera di Modena, adesso l'hai provata sulla tua pelle e vuoi tornarci in campo, immagino. Ho la voglia assoluta di tornare in campo, anche perché voglio sentire di nuovo quello che ho sentito quella sera. Com'è questo gruppo? Come ti trovi? Come lavorate in palestra durante la settimana? Tipo, qua io sembra che sono in scuola, perché ogni giorno è una scoperta nuova. Che ogni giorno che faccio qualcosa, che qualcuno mi dice no, non è così, è così, devi farlo in questo modo perché aiuterà, è meglio per te. Tanto Giangio quanto i miei compagni di squadra, come Marzo, tutti. Si dice che Gianni sia molto duro, molto severo con voi giovani, è così o invece si è ammorbidito adesso? A me non mi sa che sia così forte con i giovani, o forse è un po' severo, però per me è normale, perché in Cuba si lavorava in questo modo e porta risultato. Non è che se lui lo fa è perché veramente porta risultati.